Una cosa che mi sono imposto, poi nella parte di finale del dibattito, magari approfondiamo, io non voglio parlare di ChatGPT o di tecnologia in senso stretto, ma fin da subito cercare spunti alla domanda: se questo è il mondo, io come insegnante, che ruolo ho? Come devo cambiare? Cosa vuol dire essere insegnante in questo contesto? Vedete, il tema in fondo è quello del rapporto tra gli uomini e la tecnologia, non è una roba nuova, no? Un po' perché la scuola, l'insegnamento, la conoscenza era il ponte tra il mondo dell'umano e il mondo al di fuori, ed è sempre stato un mondo conflittuale. Basti pensare che si narra che Omero, quando fu inventata la scrittura, disse basta, è finita. Non c'è più la tradizione orale. La scrittura ucciderà il sapere, ucciderà la narrazione. Ebbene, non è proprio andata così. E poi provate a immaginare cosa successe quando venne pubblicata la Bibbia, la famosa Bibbia di Gutenberg, in cui, se adesso la gente si legge la Bibbia per conto suo, sapete che fu uno dei grandi temi, addirittura se avete letto i libri di Luther Blissett, sapete che ci fu un momento in cui era proibito leggere la propria Bibbia e c'era un gruppo di ebrei che si mise a stampare le Bibbie, avendo fiutato l'affare del contrabbando delle Bibbie in Europa, no? Dice, tu cosa contrabbandi? Matteo, come te lo puoi? C'ho qui un Giovanni? Sembrano spacciatori di Bibbie. Però noi sappiamo oggi invece come la scrittura prima, la stampa, abbia cambiato profondamente il mondo, cioè non era solo una tecnologia. Vi ricordo che ogni tecnologia porta con sé un cambio nel sociale, un cambio nel mondo che ha attorno, non necessariamente in bene, ma di sicuro porta un cambiamento. Pensate all'inizio dell'era industriale, voi sapete che una delle macchine più affascinanti, importanti, è stato il telaio, no? Nel momento in cui la tessitura venne automatizzata, questo introdusse una valanga di cambiamenti nel mondo delle industrie. Ma andando a scavare, ho scoperto che, per esempio, già Leonardo nel 500 aveva progettato un telaio meccanico. Gli mancava l'energia, non avevano ancora inventato la macchina a vapore, ma Leonardo aveva capito che nella tessitura c'è una forte componente di processi sempre uguali, e Leonardo aveva, questo qua è appunto il primo telaio meccanico progettato da Leonardo. Il cambiamento quando è? Quando ha una tecnologia se ne affleca un'altra. Quindi la macchina a vapore cambia radicalmente perché a quel punto processi ripetitivi possono essere estesi, fatti in serie, e voi sapete bene che questo crea un po' di problemi di lavoro, problemi di occupazione, problemi di ritmi ancora più eccessivi di prima, e ovviamente le condizioni di lavoro di quell'epoca non erano delle migliori. Però questo ha, solo per dirne una, consentito di vestire milioni di individui, perché i telai producevano stoffa, producevano tessuti, producevano capi di abbigliamento. Siamo passati da un'epoca di cenci a un'epoca di abiti. E poi arriviamo a fine 800 e Edison inventa la lampadina. Altra grande rivoluzione, sto tagliando giù fino
i capitoli i grandi capitoli del progresso, appunto dall'invenzione della macchina a vapore, l'elettricità. L'elettricità, quando venne inventata la lampadina, subito gli spegnitori di candele a Londra entrarono in sciopero perché perdevano il posto di lavoro, perché c'erano delle figure che attraversavano i viali, c'erano i lampioni con le candele, e questi andavano a spegnere le candele, quindi gli spegnitori di candele dissero: ahimè, abbiamo perso il lavoro. Dopodiché fu tutta una sequela della prima automobile, il primo treno, quello Jenner, il primo vaccino, il primo aereo, il primo computer, il primo uomo sulla Luna, ma sono tutte tappe di un processo in cui mano a mano l'umanità ha fatto il conto con una tecnologia che non è distruttiva. Il termine anglosassone è disruptive, cioè che rompe un equilibrio precedente e porta a un nuovo mondo. È ovvio che vedendo il Kitty Hawk, il biplano dei fratelli Wright, facciamo fatica a immaginare che cos'è oggi il trasporto aereo, cosa ha consentito a noi di andare in vacanza, di lavorare, di conoscere altri, di diventare sempre più pianeta. Però ogni primo balzo in una tecnologia ha creato disorientamento. Quello Eleniac, il primo computer, che era appunto un macchinone immenso, in una stanza grande, quella roba lì oggi è questa roba qui. Capite che poi è cominciato il primo orologio al polso, che in realtà ti contribati, ti dice come stai, se cadi chiama i soccorsi. Però è di fronte a un nuovo fatto che comincia una prima reazione. Quindi siamo di fronte al tema, che poi approfondiremo, dell'intelligenza artificiale, ma siamo al primo passo. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale, ricordiamoci, quella è diventata la Tesla che si guida da sola, quello è diventato i treni ad alta velocità che oggi da Desenzano a Roma impieghi 3 ore. In un paese come il nostro, che è stretto e lungo, avere connessioni veloci è fondamentale per il lavoro. Poi, appunto, vediamo che il primo uomo sulla Luna in realtà ha aperto un orizzonte di scoperte, di ricerche. Certo è che, come sempre, c'è una parte che viene colpita da questa innovazione. Nel caso delle innovazioni tecnologiche di cui abbiamo parlato fino ad ora, si sono persi un sacco di lavori di basso livello. Lavori di basso livello, o meglio, in cui la componente umana non era prevalente. Pensate al telepass. Cioè, per avere una persona che 8 ore al giorno sta chiusa in uno sgabbiotto, tu gli dai un biglietto, prende il biglietto, prendi i soldi, ti dà il resto e ti ridà la ricevuta, questa roba sapete tutti che è stata sostituita, tra l'altro Lorenzo, che è il mio socio con cui abbiamo fatto tante cose, ricorda che a Italia 90 noi partecipammo al progetto del Telepass, che è nato in Italia in società Autostrade, ed era chiaro ed era affascinante il fatto che succedeva che, passando con la macchina, c'era una telecamera che ti inquadrava la targa, faceva lettura immediata e decodifica del numero di targa e veniva memorizzato dove eri, quando eri passato e quando eri passato. Fantasmagorica, stiamo parlando di Italia 90, quindi 33 anni fa, più ci lavoravamo da un anno e mezzo, 34 anni fa.
Quindi questo qua è sempre accaduto, cioè una nuova tecnologia ha come conseguenza il cambiamento nella società e nel mondo del lavoro. Cambia il mestiere. Però a me piace sempre ricordare che cosa è successo con la tecnologia. Cari, se tra voi c'è un tecnofobo, rifletta sul fatto che attendere, c'è un rapporto dell'ONU sorprendente, dice attendere nei prossimi 30-50 anni scomparirà la povertà nel mondo. Dati alla mano con la definizione di cos'è la povertà sta scomparendo. Distribuite in modo uguale, certo, certo, sicuro, però c'è una presentazione eccezionale di Hans Rosling, che è uno statistico scomparso da non molto, ma che punta molto sulla comprensione dei trend, delle tendenze, vedere dove stiamo andando. Pensate alla situazione dell'analfabetismo nel mondo, ed è uno degli indici più importanti, perché esiste un rapporto diretto tra mortalità infantile e analfabetismo. Se io ho delle comunità istruite, se ho delle donne che imparano, conoscono, la mortalità scende. Pensate all'aspettativa di vita. Insomma, qui qualcuno che ha qualche anno come me, quando io ero un ragazzo, una persona di 50 anni, era vecchio. Cioè, cosa fanno un giro? Cioè, è un sopravvissuto. Qua qualche cinquantenne lo vedo e vi toccate e fate tutti gli scongiuri. Io sono entrato nel 70° anno, sono mai stati sedere, però voglio dire, voi capite che non è banale. Attenzione, c'è un dato che dice l'aspettativa soprattutto delle donne, perché questa cosa non è cambiata. Le donne vivono più di noi. Maschietti, non so bene perché, però sappiate che attendere nei prossimi 10 anni l'aspettativa di vita delle donne è di 103 anni. Cioè, che noia, eh? Troppo bello, madonna, che noia, eh? Vuol dire che dovrei lavorare fino a 80, la fregatura è questa, però questo perché appunto noi ci siamo dimenticati in fretta che dall'unità d'Italia, dal 1860, in pratica in Italia la mortalità infantile è praticamente scomparsa. Qualità, l'igiene, qualità della vita, servizio sanitario, le battaglie sindacali per i diritti, cioè c'è un bel libro di Calabresi, del direttore, all'epoca direttore della Stampa, che proprio fa questo racconto sull'ottimismo. Dice, guardate che se guardiamo i meganumeri, poi per ciascuno poi misura la vita in quello che gli succede, e se ha avuto qualche traversia dice la vita è una sfiga, cioè insopportabile, ma invece se si riesce ad allargare lo sguardo, in fondo in questo rapporto tra uomo e tecnologia la somma è una somma positiva. Abbiamo fatto disastri, madonna, 8.000 morti l'anno per incidenti stradali non sono una banalità. Il cambio climatico che stiamo generando e a cui adesso pian piano stiamo cercando di dare una svolta, ho sentito ieri una notizia alla radio che diceva che c'è uno studio che dice non è vero che il processo è irreversibile, però si potrà ritornare al punto precedente entro il 2236. Quindi se voi siete disposti ad aspettare 223 anni, sappiate che quindi è solo questione di pazienza, poi se tu non vivi 200 anni è un tuo limite. Però questo è importante,
perché se non è la tecnologia il fattore discriminante, qual è il fattore discriminante? Secondo me il fattore discriminante è il fattore tempo. Il fattore tempo, perché noi esseri umani abbiamo tutti un orologio, abbiamo un orologio biologico che ci dice quando siamo fertili, quando no, abbiamo un orologio biologico che ci dice, soprattutto dice alle mie ginocchia che è ora di smettere di fare il cretino e rallentare un attimo perché non ho più le ginocchia di quando avevo 18 anni, e non abbiamo un rapporto con il tempo. Abbiamo un rapporto con il tempo che in parte è legato al fatto che il tempo dell'apprendimento in cui voi siete immersi e protagonisti, perdonatemi il bisticcio di parole, ma è un tempo che richiede un tempo, cioè non si riesce a imparare tutto quello che ci sarebbe da imparare con una sorta di flebo, vengo qui al Buon Signori, tutti ecco una flebo e in un paio d'ore mi fa il trasferimento di tutta la conoscenza precedente. Il tempo, l'apprendimento richiede tempo. Per adattarmi a un nuovo modello ho bisogno di tempo. Per cambiare un'abitudine c'è bisogno di tempo. Io non posso pensare di cambiare un'abitudine in un'ora. Minimo, c'è chi teorizza che ci vogliono 3 settimane per cambiare un'abitudine. Addirittura qualcuno sostiene che il cambio dell'abitudine è legato alle fasi lunari, quindi 4 settimane. Sappiamo però che noi siamo legati al tempo, e in particolare siamo legati al tempo che c'è fuori, il tempo delle stagioni, il ritmo delle stagioni, e pensiamo di poter accelerare tutto, ma non è così. Il tempo del lavoro, il tempo del riposo, il tempo della veglia, il tempo del sonno sono tutti tempi che in fondo abbiamo pensato di imbrogliare, pensando di non pagare un prezzo. Ma sappiate che questo è uno dei grandi temi nelle nuove generazioni, che non sono più disposte a barattare il tempo della vita con il tempo del lavoro. Ma ci ritorneremo un giorno, magari, quando rifletteremo. Però il fattore tempo è una variabile molto importante, perché quello sopra vedete l'evoluzione delle materie plastiche. E sappiate, sapete anzi, che la plastica è una di quelle tecnologie che ci ha devastato il pianeta. Qualcuno si ricorda Gino Bramieri, anni 60, Monplen, e ci siamo riempiti di Monplen. In realtà si chiama polipropilene, ma un brutto nome, Monplen, si vendeva molto meglio. E in tutte le case sono state sostituite le tinozze di metallo o di legno con il Monplen. Poi abbiamo capito che probabilmente bisognava non buttarlo, non riempire, non riempirci di sacchetti, però ci sono voluti quanti? 80, sì, dai, 70, 100 anni, 130, 140 anni. Per capire. Dopodiché, quando ci ha impiegato la televisione? La televisione di fatto sono 80 anni, dal 1930 agli schermi a cristalli liquidi che sono di una decina, dozzina di anni fa. E abbiamo preso di me, abbiamo avuto 80 anni di tempo per prendere dimestichezza con la TV, dall'ubriacatura a per forza le vera e la vita alla televisione, no? Quindi la televisione come sistema autocertificante della verità, che ha creato miti e tuttora crea miti importanti.
Se guardiamo il telefono, più o meno agli stessi tempi. Per arrivare dal primo telefono, quello che vedete nei cartoni animati di Walt Disney, agli smartphone, ancora 70-80 anni. In questo tempo noi abbiamo digerito quella tecnologia. E chiunque di voi, come mi è capitato di recente, vada a fare un viaggio, lo vedete attorno a voi che il mondo è cambiato. No? Io ero in Portogallo per una vacanza e una volta il Portogallo era veramente uno dei paesi più poveri e sfigati d'Europa, che aveva sempre questa saudade, questa nostalgia di guardare l'oceano e immaginare che di là c'era qualcos'altro. Beh, io con questo ho fatto tutto. Ho prenotato gli alberghi, ho pagato i ristoranti, vedevo dove ero, decidevo se fare un po' di strada in più o in meno, stavo in contatto comunque con le cose urgenti del mio ufficio, ho fatto le foto. Questa cosa non è più un telefono, credo che questo lo sappiate tutti. E non ero solo io, ma ti vedevi in giro e vedevi tutti così, anche nelle pentole a Lisbona, dove sono stato a cena, dove non c'era più il menù. Sulla tavola c'era un QR code, che tu inquadri e c'è il menù. No? Una volta il QR code era una roba da super fighi. Valentina, ti ricordi che ci abbiamo fatto il progetto a Sirmione con i QR code sui cassonetti della raccolta differenziata? Adesso è attorno a noi, ma non solo attorno a noi. Non è che entra uno e gli spieghi, dunque, guardi che il menù non c'è, quello arriva, si siede, vede un QR code, tira fuori il telefono e ha già capito, è diventato costume sociale questa cosa. Ok? Noi ogni volta abbiamo bisogno di un tempo per digerire una nuova tecnologia, le sue implicazioni e nel modo in cui le usiamo, con una serie di conflitti. Quante telefonate davvero fate con questo oggetto? Ci fate di tutto. Vi scambiate messaggi, fate fotografie, guardate la tele, tenete d'occhio la camera dei bambini. Io addirittura, se suonano i campanelli di casa mia, qui, mi dice, bim bom, c'è qualcuno alla tua porta. Mi parte il video che è sulla porta di casa mia, vedo chi è e posso dire, no, non siamo in casa. Pensate, cioè, c'ho il paletto del mio cancello che mi dice, no, non siamo in casa. Ma lo chiamiamo telefono. Questo crea delle distonie, crea delle incapacità di comprendere che quello che ho non è un telefono, è un oggetto che fa tutta una serie di cose. Ma è facile cambiare scala quando arriviamo a sapere che se prima la scala era tra i 100 e gli 80 anni, tempo di digestione di una tecnologia del suo impatto sociale, con il mondo dei computer comincia una cosa. Qualcuno ha girato la manetta della velocità. Per cui, lasciando da parte tutto il periodo precedente, quando dalle tavolette dei Sumeri all'abaco passano centinaia o migliaia di anni, improvvisamente negli anni 60 inizia l'era dell'elettronica e in 30 anni, quindi quasi un terzo del tempo di prima, passiamo dall'Elea, la macchinona che abbiamo visto prima, che tra l'altro è bello sapere, scoprire, che in realtà siamo stati noi italiani in gran parte a fare questa scoperta, e se vi studiate la storia della Olivetti capite perché nel dopoguerra una delle condizioni poste dagli americani è che Olivetti doveva essere distrutta, perché la tecnologia che avevano scoperto a Ivrea avrebbe minacciato il dominio statunitense nel mondo del calcolo, e quella là è la 101, la prima là in alto a sinistra, che è il primo computer portatile inventato ancora una volta, guarda caso, a Ivrea. Quindi
la comprensione di cosa succede, la capacità di esprimerne i potenziali, è quello che può permettere a nazioni come noi, cioè noi non avevamo i giacimenti di petrolio, non avevamo le grandi miniere come la Ruhr, ma di diventare delle potenze mondiali. E tutto è diventato veloce. Questo qui è il dato dell'anno scorso. Cosa succede in un minuto su internet? Sono 44 milioni di viste. Sono 694 mila ore di filmato su YouTube. Ogni minuto. 694 mila ore di TV. Di video, eh? È impressionante. Ci sono 452.000 ore di streaming su Netflix, ci sono 586 minuti di seminari su Zoom, un rapporto 1 a 900, e questo tende a crescere, eh? Cioè non è un dato, siamo arrivati qua. Voi capite che questo cambia. Ogni minuto su Amazon la gente spende 283.000 dollari. Minuto, vedete presente nei cartoni che c'è il paperone con la cassa che fa bling ogni tanto. Voi immaginate questo bling che diventa in pratica un fischio continuo. Per non parlare poi di fenomeni molto recenti, perché TikTok, che è uno dei più recenti, in un minuto gli utenti guardano 167 milioni di video. Brava. Cioè, se non vi sconvolge, mi viene da dire non l'avete capita. Magari la prossima volta provo a spiegarvela. Però dove sta la grande differenza, quindi, rispetto all'intelligenza artificiale? Sta qua. Per avere 1 milione di utenti, Netflix ha impiegato 3 anni e mezzo. Twitter ha impiegato 2 anni per avere 1 milione di utenti. ChatGPT ha raggiunto 1 milione di utenti in 5 giorni. Cosa succede? Non lo può sapere nessuno. Però questo per me è un segnale che non è un altro pezzettino di tecnologia. È un cambio di cui non sappiamo ancora predire più di tanto l'evoluzione. Ma è qui, è proprio nel fatto che va a toccare una delle nostre più grandi difficoltà, poter fare i conti con il tempo. Se ci ha impiegato 5 giorni per fare 1 milione di utenti, e possiamo immaginare che nell'arco di un anno la farà 100 milioni di utenti. In un anno non abbiamo neanche il tempo di capire, aspetta, devo lasciare le chiavi della macchina, aspetta, perché, no? Perché noi abbiamo bisogno di un tempo per riflettere, analizzare, capire, ragionare. Allora, le 3 domande che io vi faccio. Ma voi avete voglia di capire, perché c'è anche il diritto a uscire dalla gara. Per ascoltare, troppo difficile, no? Io non ho voglia più di capire. Vi lascio, state voi, io vado, sto a casa mia e non ho voglia di capire. Sono in pensione. C'è un nostro caro amico, Giordano Bruni, quello che portò in Italia la Cisco, no? Quando sono andato a trovarlo un anno fa, gli ho detto, ma sei su Facebook? No, dice io, basta, troppa roba, non ce la faccio. Anche 10 anni più di me, quindi forse è giustificato, ma che Giordano, un grande innovatore che porta Cisco in Italia, che dice, basta, non ce la faccio a starci dietro.
E io credo che sia legittimo poter dire animortis, anche qua si dice quando i bambini dice animortis, quando si gioca. Animo. Eh? Io dico animo. Animo, voi cosa dite? Tu niente, animus. Animus. Eh? Animus. Animus, animus. Ah, lo so che tu hai un'altra versione di software, però sì, concettualmente... No? Sì, pensateci. Se ci pensate, abbiamo scatenato, potremmo chiedere a un'intelligenza artificiale. Però sapete cos'è questa? È la riprova che i bambini sono più intelligenti degli adulti, perché animo, animortis, a Bolzano si dice bandus, non so da dove viene, ma si dice bandus. È il concetto che quando il gioco non è più divertente, sospendo il gioco. Pensate che intelligenza, perché se il gioco non è più un gioco, io lo sospendo. Perché viene meno il motivo per cui sto giocando. Noi tutti adulti sappiamo che invece non possiamo... Ah, c'è una classe difficile. Direttore, Arimus. L'avete pensato qualche volta, vero? Poter sospendere la corrida, sospendere la tensione generata dal vivere. Ok? E allora, però, la prima domanda è... Voglio capire, perché se non voglio capire non c'è niente che possiamo fare. Parte da un desiderio o da un senso del dovere di essere protagonisti del processo. La seconda domanda da fare è, me, proprio io devo farlo, tocca proprio a me. C'è quel bellissimo quadro di Caravaggio che è San Matteo, in cui c'è il raggio e lui dice, ma me tocca proprio, sei sicuro signore che tocchi a me? Cosa c'ho io? Perché devo farlo io? Nel caso di un gruppo di insegnanti, per me la risposta sì, è la vostra missione, è il compito primario per cui la vostra funzione è fondamentale adesso. E allora... La domanda successiva, se devo capire, se tocca a me, che faccio? Cosa posso fare? Cosa devo fare di fronte a questo scenario?